No, no, sono siamo ritornati. Siamo tornati in onda. Vabbè, poi riassunto delle puntate precedenti. Non sapete cosa vi siete persi, però prima o poi in differita magari lo trovate su internet perché è stato registrato. Questo era per gli amici in scuola. E sono 113, 114, 115. Non siete 113, ma imbrogliamo. Allora, uno dei tanti elementi interessanti e limitrofi, ecco, allora, uno degli elementi interessanti su tutto questo problema dell'11 settembre è dato, diciamo, dal fenomeno un po' dividi et impera che si è verificato nell'interno del movimento sull'11 settembre, soprattutto in America, comunque anche in altri luoghi, per cui abbiamo un sacco di nuclei di persone che investigano o fanno finta di investigare o comunque si occupano dell'argomento, ognuno dei quali con approcci decisamente differenti al tema. C'è chi dice c'era l'aereo, hanno demolito le torri gemelle, però hanno demolito le torri gemelle, però attenzione qui che questa telecamera va un attimo. Ah, c'è un'altra telecamera. Sì, dicevo, c'è gente che dice hanno demolito le torri gemelle, però c'era anche l'aereo contro il Pentagono. C'è dice non c'erano aerei. In assoluto si trattava di ologrammi, questa cosa poi per fortuna è scomparsa, nel senso che la tesi che fossero dei missili cruise con l'ologramma montato sopra in realtà era un abile mito diversivo per vaccinare il pubblico rispetto alla possibilità che effettivamente non ci fossero aerei ma per una causa differente. Quindi che cosa succede? Io ti racconto la storiella che c'era un missile cruise che proiettava un ologramma sopra di sé e gli aerei non ci erano, e sono apparsi dei libri sull'argomento, è stato un grande polverone, poi la gente si rende conto che è una cavolata e chiude in toto l'argomento, ma non quello degli ologrammi, in generale quello del fatto che ci fossero pure degli aerei. Ma scusa, quindi, ci metti anche September Cruise nel polverone? Ci si può mettere, no, September Cruise in effetti viene dopo. September Cruise è un documentario che viene nel 2007, mentre quello degli ologrammi siamo già nel 2003. Quindi significa che l'uno era studiato per vaccinare contro gli effetti dell'altro. Ah, ok. Esatto, quindi di fatto noi vediamo che per un sacco, poi c'è un'altra teoria interessante che è venuta fuori da parte di un certo Kalezov, un russo, che sostiene di aver fatto parte di servizi segreti vari, eccetera, che sostiene la tesi della demolizione nucleare controllata delle Torri Gemelle, con un documentario molto interessante, eccetera, eccetera, che però pone degli evidenti problemi. E allora uno può porsi giustamente la domanda: prima vediamo se per caso la sua tesi balzana non avesse delle possibilità di essere vera, o parzialmente vera, o contenere elementi di verità. E se appuriamo che no, iniziamo a chiederci contro quale altra tipo di tesi questo delirio, eventualmente questa ipotesi qua, è stata progettata per vaccinarci. Perché poi, come detto, l'aspetto più interessante dell'11 settembre non è l'aspetto militare. Poco mi importa se c'erano tre simulazioni di attacco terroristico che venivano svolte lo stesso giorno nei cieli di America, oppure se erano 20, la sostanza non cambia, sono dettagli per gli storici o per, diciamo, i libri di tecnica di un colpo di Stato, se vogliamo vedere. Quello che invece è interessante è come uno venga vaccinato rispetto a un intero albero di ipotesi, magari fondate, creandogli dei miti alternativi e diversivi. Ecco, questo è l'aspetto che interessa di più a me, quello per cui io ho scritto questo libro. In effetti non è il motivo di cambiare il mondo, salvare il mondo, che sono, diciamo, delle ambizioni un po' fanciullesche, per poi ti rendi conto che non funzionano, ma è quella di non farmi prendere in giro.
cioè quella di vivere la vita nella realtà anziché in un mito artefatto male da parte di altri, insomma, che mi prendono in giro, a me non va proprio bene. Allora ho scritto questo libro per essere sicuro di non impazzire mai, perché nel 2003 ricordo che quasi nessuno credeva che la versione americana fosse falsa, e quando ne parlavi con qualcuno ti guardavano tutti come se fossi un po' toccato, e poi ogni tanto ti veniva anche il dubbio, insomma, se sei normale dice, beh, magari hanno ragione loro, magari sono scemo io. Allora uno si mette a scrivere un libro e dice, vabbè, facciamo questa ricerca, così per primo capisco se sono scemo io, se non lo sono avrò modo negli anni successivi di rileggermi il mio libro quando tutti gli altri volessero convincermi che in realtà ero scemo, eccetera. Poi nel frattempo succedono un sacco di cose, perché scrivendo il libro si approfondisce a tal punto la questione che si capiscono questi miriadi di altre implicazioni, soprattutto di guerra sociologica e di manipolazioni di massa, per cui alla fine poi l'opzione di essere matti scompare, diciamo, dal novero delle possibilità. E ti rimane un libro che, insomma, tutto sommato non è male. Tra l'altro, per la cronaca, lo menziono per chi fosse interessato, questo libro è stato pubblicato in Italia da un editore piccolo, si chiama Pons & Mor, nel 2006. Questa era la prima edizione. Poi nel 2007 è stata fatta l'edizione corrente, che è molto più ampia, 30% più grosso come libro, molto più ricco, rivista, eccetera, eccetera. E questa è quella, diciamo, che si trova adesso sul mercato italiano, se si trova. E si trova di solito sul sito mito11settembre.it. Lo dico anche alle persone in ascolto che fossero interessate. Su Macro Librarsi? Su... No, purtroppo. Giardino dei Libri. Ci sono stati dei grandi problemi di distribuzione. Si trova su Delos Store, che è un piccolo negozio online. Comunque, accedendo al sito ufficiale del libro, comunque basta digitare su Google Mito 11 settembre, lo si trova. A questo punto si trova il libro con l'indicazione del sito, diciamo, di negozio virtuale dove si può comprare. In seguito, due anni dopo, nel 2009, questo libro è stato tradotto in Romania, in rumeno, ed è stato pubblicato in rumeno, quindi esiste anche sul mercato rumeno adesso. E quest'anno finalmente una nuova edizione, tra l'altro riveduta e corretta e con l'aggiunta di parecchi capitoli in più, è stata pubblicata in inglese. Questo, diciamo, è stato un lavoro immenso che è durato più di due anni, perché, diciamo, non è, se, con quasi nessun fondo a disposizione fare una cosa del genere è stata faticosa. Comunque adesso è pubblicato acquistabile su Amazon, quindi, e tra l'altro è diventato acquistabile nella sua forma definitiva ieri sera, cioè quindi adesso chiunque vada sul sito se lo può comprare a partire da ieri sera. E lì sul sito hanno già messo, guarda, questa bella cosa, qualche copia con sé. Ecco, la versione, sì, ho portato qualche copia con me, non sono tante, quindi i primi che arrivano meglio alloggio se le prendono, esatto. Noi non abbiamo prenotato. Esatto, sì, perché venendo in aereo non ho potuto portare troppe, una decina giù di lì. E qualcuno qui su internet chiede se anche in formato elettronico, e ora devo dire, in italiano per il momento no, a un certo punto provvederemo anche in italiano, però in inglese, nella definizione definitiva per chi capisce l'inglese, c'è anche in formato elettronico, dovrebbe apparire a giorni, una questione di 2 o 3 giorni, e ad un prezzo irrisorio, se sotto i 5 euro, quindi a un certo punto... Se no lo cracchiamo, lo mettiamo su Amazon. No, ma noi lo mettiamo libero proprio perché, cioè, della serie, confidiamo nel fatto che per 5 euro uno preferisca pagare che craccarlo, ecco, anche perché... Come detto, sono cifre abbastanza piccole, però il tema è l'importante che l'informazione sia libera, il concetto è quello. Poi se qualcuno mi dà anche 5 euro che mi compro una pizza economica, tutto sommato, cioè, può fare comodo, nonostante sia dietro. Allora, adesso che ci siamo persi in queste piccole divagazioni, possiamo tornare a parlare di nuovo delle cose limitrofe a questo mito, no? Al mito dell'11 settembre. E, come detto, i motivi militari, i dettagli militari, tutte queste quisquiglie sul quale poi si litigano, quelli che dicono no, ma gli aerei erano qua, erano tre, erano due, hanno fatto il caccia, avrebbero potuto intercettarli, non hanno potuto intercettarli, c'erano... Allora, va bene, possiamo, lì ci sono decine e decine di migliaia di pagine scritte che si possono mettere insieme e vanno bene, come detto, per gli storici sono illeggibili e non cambiano la sostanza. Sì, ma non sono quisquiglie, scusa. Come?
non sono quisquiglie. Dopo una certa quantità diventano quisquiglie. No, dopo la quantità giusta no. Allora accetto la critica del pubblico, l'importante è definire la massa critica. No, è una questione di definire la massa critica. Faccio un esempio: se noi abbiamo un processo per una persona accusata di omicidio, è sufficiente alcune prove certe e la persona viene condannata. Questo silenzio è studiato perché bisogna pensarci. Viene condannata. Sull'11 settembre abbiamo centinaia di prove, cioè non abbiamo uno o due prove, abbiamo centinaia di prove, in primo luogo che la storia ufficiale non sta in piedi in nessuno dei suoi punti, e in secondo luogo che l'attentato è stato fatto in qualche misura da elementi interni all'amministrazione americana, allo Stato americano. Non può essere altrimenti, nel senso che senza, ci sono alcuni elementi potentissimi, è sufficiente uno di questi elementi, è sufficiente il fatto che i cosiddetti terroristi avevano i codici di tutti i codici segreti americani, avevano il codice il giorno stesso dell'11 settembre, hanno comunicato con l'Air Force One, con i codici dell'Air Force One segreti, dell'NSA segreti, chi più ne ha più ne metta, che nessuno era in grado di avere, quindi dimostravano di essere in completo controllo del sistema difensivo degli Stati Uniti, fino al punto da poter eventualmente anche scatenare una guerra mondiale. Questo, ecco, un solo elemento di questi è sufficiente per dimostrare la fondatezza dell'accusa che l'attentato sia stato orchestrato in qualche maniera da alcuni di essi, non eventualmente tutti, ma alcuni di essi. Per quello che dico che sono quisquiglie quando si arriva alla milionesima prova, perché il problema che cos'è? Che quando noi abbiamo un milione di prove, un milione di discussioni, ci sono anche le discussioni deboli. Le discussioni deboli quali sono? Sono quelle dove arriva il famoso debunker, il disinformatore professionista, arriva lì e ti dice, guarda, qui questa virgola è fuori posto, quindi tutto quello che hai detto sono delle cazzate. È quella che Massimo Mazzucco correttamente chiama l'eccezione che annulla la regola, che è una bellissima formulazione. Non credo che uno sia un demanche se ti fa vedere che un filmato della CNN o di qualsiasi altra rete americana ha un aereo di Babia un'ala, in un filmato, non ti dico da lì. Non credo che quella sia una misquiglia, credo che quella sia una prova che fa rendere, almeno allora, lo che ha già creduto, almeno un attimino. Sì. No, ecco, sono d'accordo. No, io non ho detto che sono tutte quisquiglie. Ho detto che ci sono tante quisquiglie. Sono due cose diverse. Quella che hai detto è un'osservazione interessante, quella era qui scompare l'ala prima di schiantarsi. Magari la esplodi dopo. Esatto. No, beh, è il primo, vedi, ecco, quello è il fatto. Non possiamo esplorarle tutte. No, proprio perché sono troppo. Esatto, no? Cioè, ci sono tutta una serie di... è una ricerca infinita con milioni di elementi, molti dei quali artefattamente posti in gioco proprio per distogliere poi da quelli cruciali. Io ho notato nel movimento ci sono un sacco di discussioni proprio su elementi triviali, quisquiglie e dettagli che veramente non cambiano adesso non me ne vengono in mente perché io cerco di tenermi fuori proprio da queste quisquiglie che ti tolgono via fuori dal disegno d'insieme, perché poi è su queste quisquiglie che ti arriva il debunker di turno e ti dice questa quisquiglia è sbagliata, c'hai l'eccezione che annulla la regola, che in realtà poi con tutta la cosa non ha nessuna pertinenza, no? Dicevo, poi questo è, diciamo, se entriamo nel dettaglio degli eventi, diciamo, che stiamo analizzando, cioè proprio gli eventi dell'11 settembre. A me affascinano di più altre cose, per esempio a me affascina di più il fatto che a un certo punto tu hai un Babbo Natale del male, perché Osama Bin Laden col suo aspetto è un Babbo Natale del male, primo luogo perché non esiste, poi perché c'ha la barba e poi perché ormai solo i bambini ci credono che esiste. Allora c'è questo Babbo Natale del mare. La posso rivendere questa qui? Sì, questa qui. Basta citare la fonte. È bellissima. Basta citare la fonte perché in effetti ne sono abbastanza orgoglioso, tanto non ci guadagno niente. Ma inventata. No, questa l'ho scritta anche nel mio libro. Sì, no, però dico, è autografa. Diciamo. Questa è completamente autografa. Bellissimo. Non l'ho mai sentita da nessun altro. Bellissimo. Ne rivendico la paternità.
E dicevo, quindi noi abbiamo un Babbo Natale del male che si chiama Osama, che è già un nome che prima di Osama chi l'aveva mai sentito? Ora, è un nome strano, ora vedremo dopo perché è importante anche il fatto che sia strano. Poi dall'altro, a un certo punto, per combattere questo cattivone del mondo che è stato disegnato e in qualche maniera tratteggiato con tutti i caratteri della malvagità possibile immaginare, che diventa l'archetipo, il simbolo, no, del male in terra, chi è che ci scagliano contro? Un suo omonimo, perché Obama si chiama come Osama, insomma basta togliere una consonante. E Obama non è che sia il tipico nome diciamo straniero, diciamo di un americano tipo, non so, John Smith eccetera. Obama è un altro nome che ancora meno di Osama l'abbiamo mai sentito nominare. Quindi abbiamo il cattivo, il cattivone del mondo con il nome più improbabile che si sia mai udito, che viene a un certo punto, contro il quale viene messo in piazza, no, come i Fantastici 4, no, il re del bene, che ha lo stesso nome tagliando una consonante. C'è già qualcosa che mi puzza, che io dico, ma non è possibile. Questo sfida tutte le leggi di probabilità, perché hai un nome che non è mai sentito e viene combattuto da un eroe con un altro nome che non è mai sentito e che non è tipico della tradizione delle persone che abitano quel paese. Infatti non a caso quando poi hanno detto che era morto Osama, quasi tutti hanno detto morto Obama. Infatti c'era stato un caleidoscopio di equivoci, di cosa, ma non è casuale, non è casuale. Questa confusione mentale è voluta, perché non è casuale, non è un prodotto di scarto di una serie di coincidenze, perché le coincidenze sono troppe, soprattutto se pensiamo che la coincidenza non è duplice, ma è triplice, perché oltre a Obama ci abbiamo il suo vicepresidente, che tanto per confonderci le idee ha deciso di chiamarsi Biden, che è come Bin Laden senza la parte centrale del nome, non è un anagramma, è la contrazione dello stesso nome. Per cui abbiamo Obama Biden contro Osama Bin Laden, cioè qui ci stanno prendendo in giro, e tra l'altro secondo me c'è della gente che si sta facendo delle risate straordinarie, no? Allora, questi sono gli aspetti dell'11 settembre che io vorrei vedere discussi in televisione, se guardassi la televisione, cosa che ho smesso di fare da tempo. Ed è per questo che qualcosa ormai ci capisco. Della realtà, ma perché in effetti ho smesso di guardare i talk show, no? Che vogliono vaccinarmi contro qualsiasi cosa che potrebbe essere interessante. Allora abbiamo Obama Biden contro Osama Bin Laden, e vi porto all'attenzione il fatto che, non so se avete seguito il fatto che Osama è stato accusato per un sacco di tempo di non essere nato in America. Che è un peccato veniale, perché alla fine l'importante, se andiamo a vedere, a parte queste quisquiglie tecniche, se uno è bravo oppure no. Però in America ci tengono alla forma e quindi hanno tirato fuori questo argomento. No, lui non ha diritto di essere di qua, di là, eccetera. Comunque, alla fine lui ha detto, ma volete il mio certificato, cioè, volete il mio certificato di nascita? Ma io ve lo metto, ma io ve lo metto sul sito della Casa Bianca e tenetevelo, non ho tempo da perdere con questi complottisti, ma tenetevelo, eccolo qua. L'ha messo, e quando è che l'ha messo sul sito? Due giorni prima dell'eliminazione di Osama, stavo già dicendo Obama, l'eliminazione di Osama, dicevo quella di Obama, perché intrinsecamente è stato eliminato anche Obama, anche se non ce ne siamo ancora accorti. Perché dico così? Perché il certificato che ha messo online è falso, ed è visibilmente falso, ed è talmente falso che tu, chiunque abbia Adobe Illustrator, lo può semplicemente ricavare, perché tu vai lì, lo apri in Illustrator e vedi tutti i layer della falsificazione, la cosa non può dare adito a errori. E allora io un paio di giorni dico, cazzo, hanno fatto un errore, no? Ci picchiano qui la verità, però mi puzza, per questi qui fanno un errore proprio nello stesso momento in cui c'è l'altra cosa. Cioè, a me queste costellazioni di coincidenze, semplicemente io non sono un teorico delle coincidenze, ci sono quelli che dicono voi siete dei teorici del complotto, e io dico, ma potrei anche vagamente accettare la definizione se tutti accetti di essere un teorico delle coincidenze, cioè che qui in pratica qualcuno vinca la lotteria ogni 5 minuti, che non, cioè c'è qualcosa che non quadra, non possono continuare a verificarsi la più improbabile delle circostanze. È esattamente il contrario del rasoio di Occam, tra l'altro, nel senso che tu continui ogni volta, tra l'altro questi cavolo di disinformatori abusano e misusano l'uso della definizione del rasoio di Occam,
di nuovo in maniera orecchiabile, per convincere chi non conosca bene a fondo il concetto non si renda conto che è l'esatto contrario, cioè di fatto cioè, ci sono quelle diffusioni tipo alla Umberto Eco che dice non può essere un complotto perché se fosse un complotto ci sarebbero le gole profonde che avrebbero rivelato tutto, e questo è il rasoio di Occam. Ma no, ma vatti a nascondere, cioè primo di tutto le gole profonde ci sono, ma solo che quando parlano tu dici che sono matti. In secondo luogo non le pubblicano sui giornali, in terzo luogo qualcuno di quelli ogni tanto ha un incidente e a questo punto il rasoio di Occam, scusami, è veramente il contrario, ci sono le gole profonde, hanno degli incidenti, quindi il rasoio di Occam dice il contrario di quello che dici tu, caro Umberto Eco. Comunque ecco, diciamo, questi sono, e torniamo diciamo all'esempio Obama e certificato di nascita. Io a quel punto, quando ci sono tutte queste coincidenze, non riesco a pensare che sia come la solita lotteria dell'improbabilità che si è verificata, e inizio a dirmi, ma è possibile che qualcuno così in alto all'interno dell'amministrazione della Casa Bianca non sappia fare una fotocopia? Cioè non sappia fare un falso, scusate, una fotocopia, volevo dire un falso. Non sapeva fare un falso come si deve, ma che lo facciano fare a me, mi diano $1 milioni e glielo faccio io un certificato falso che non possa venire aperto. Non ci credo. A quel punto che cosa significa? Che tutto il popolo, tra virgolette, complottista lì, vi abbiamo colto in fallo, ma in realtà a me viene il sospetto che volevano farsi cogliere in fallo. E allora vediamo che la cosa diventa più affascinante. Perché volevano farsi cogliere in fallo? E volevano farsi cogliere in fallo perché evidentemente volevano indurti nell'errore di credere a qualcosa, per esempio a cosa? Magari al complotto sbagliato, magari al complotto che Obama sia nato negli Stati Uniti, quando in realtà la sua colpa potrebbe essere maggiore, magari, che ne so, magari non si chiama Obama, che ne so, potrebbero esserci un sacco di spiegazioni, però io ormai sono arrivato al livello che quando io vedo qualche complotto rivelato, inizio a chiedermi come mai è saltata fuori questa cosa. Allora, a questo punto dobbiamo renderci conto che nella società in cui viviamo, che è quella del totalitarismo democratico, la dottrina è molto diversa da quella della classica dittatura. Perché la vecchia classica dittatura, vecchia maniera, ce ne abbiamo due sott'occhio. Una era la dittatura, diciamo, fascista, e una era la dittatura comunista. Nella dittatura fascista avevi il mito della forza, essenzialmente, come tipo di, cioè il più forte prende tutto e comanda. Nella dittatura comunista è già un passo avanti, perché hai il mito della razionalità, nel senso che alla fine la dittatura comunista partiva dall'assunto che un progetto razionale perfetto può venire realizzato e diciamo rendere sistema migliore, ed è per questo che nel sistema, diciamo, del sovietico gli intellettuali erano particolarmente temuti, perché nell'ambito di un mito dove in un mito dove il centro del potere è l'intelligenza, l'intellettuale diventa un problema. Noi però viviamo nel totalitarismo democratico. Cosa intendo per totalitarismo democratico? Sempre totalitarismo è, però ci si è resi conto che in un sistema dualistico come quello in cui diciamo esiste il nostro universo e quindi la nostra società, la nostra stirpe, la nostra specie, è impossibile qualsiasi tipo di forza o opinione o movimento che ci sia che non ci sia un movimento opposto e contrario, cioè quindi in pratica tu sei destinato in un sistema politico ad avere un'opposizione. Questo è, diciamo, un processo filosofico importante, cioè tu ti rendi conto che l'opposizione è inevitabile, avrai sempre una opposizione. Se tu sai che ci sarà un'opposizione, che l'opposizione è inevitabile, sai anche che l'opposizione diventa indispensabile al sistema per funzionare e per, diciamo, giustificarsi dottrinalmente. E a quel punto cosa fai? Crei l'opposizione. Quando dici c'è l'opposizione, cioè ci deve essere l'opposizione, l'opposizione serve per, come mito fondante della democrazia, allora tu crei tu stesso l'opposizione, visto che un'opposizione è troppo poco, crei tutti i livelli sequenziali di opposizione necessaria.
e ogni volta che le frontiere del dissenso dovessero ampliarsi, tu non fai altro che ampliare le frontiere, diciamo, della opposizione. Ed è per questo che anche nel movimento dell'11 settembre dobbiamo aspettarci, proprio da un punto di vista teorico, logico, sistemico, l'emergere di, cioè l'affiorare di un sacco di finte opposizioni. Gli americani le chiamano fake opposition, che sono livelli di opposizione premeditata, istituzionale, chiaramente nascosta, e questi faranno l'opposizione bene, la faranno a fondo e in maniera apparentemente nobile e disinteressata, fino a un momento in cui in qualche maniera si andrà a vedere che in qualche maniera faranno quello che devono fare anziché quello che fossero stati liberi avrebbero rischiato di poter fare. No? E, vabbè, adesso non so, sono finito a parlare di filosofia del nostro sistema, però tutto questo, diciamo, è interessante quando vediamo le conseguenze dell'11 settembre, le reazioni al sistema, la creazione di un'opposizione, l'istituzionalizzazione della opposizione. È un po' come Forza Nuova, che appare il signoraggio da tanti anni, già prima dei complottisti. Sì, adesso bene, tutti entrare in tutto un altro dettaglio, adesso in un altro tema, adesso mi fracasserebbe i miei ultimi neuroni funzionanti. No, però questo meccanismo di creare l'opposizione viene creato su tutti i fenomeni, dalla guerra, esatto, all'alimentazione, su tutti i fenomeni. Esatto. Ritorno da per... Non ne sfugge uno anche a livello, perché a livello teorico... Diciamo, è diventato un livello teorico, solo che è una teoria che non si impara all'università. Abbiamo probabilmente delle intere branche, no, di studiosi di queste cose all'interno dei sistemi militari importanti, lo so, la CIA, le cose eccetera, dove queste cose vanno avanti, e probabilmente c'è una grande letteratura a noi sconosciuta, dove poi si fanno i cocktail, non so, non dico che siamo arrivati alla psicostoria dei romanzi di Asimov, dove tutto il futuro poteva venire stabilito in maniera di programmarlo prevedendo le reazioni psicologiche del pubblico, ma poco ci manca, ecco, siamo da quelle parti. E questo rende la nostra epoca, peraltro, un'epoca affascinantissima in cui vivere, molto interessante, perché tutto sommato, alla fine, i piccoli dettagli, come i dettagli militari dell'operazione 11 settembre, fanno quasi ridere, infatti sono risibili quando andiamo a vedere, cioè la sola presunzione che noi credessimo che un aereo gigantesco scontrandosi contro il Pentagono si polverizzi all'impatto, ma che siamo nella magia pura, le ali si ripieghino dopo se si può avere polverizzate, che ci vuole un certo sforzo, poi vengono risucchiate perché si sa che il Pentagono non aspira tutto, vengono aspirate dentro dove poi si sciolgono perché è importante che non rimanga nessun metallo, ed evaporino perché anche il metallo sciolto non è mai stato trovato, e dopo essere evaporati avanzino tutti i DNA delle vittime che vengono analizzati perché loro sono molto più resistenti dei motori, no? Cioè, quindi a un certo punto allora, cioè, infatti il mio libro è un libro umoristico, no? Nel senso che molta gente non compra il mio libro, cioè, ho letto i libri, cazzo, no, cioè, no, non hai capito un cazzo. Cioè, nel senso che alla fine bisogna riderci su queste cose. Bisogna riderci perché piangere è troppo poco. Cioè, nel senso, piangere su queste cose poi ti rovini il trucco se sei una donna, e poi agli uomini ci fai una brutta figura, e poi soprattutto è noioso. Cioè, ci puoi piangere i primi tre giorni, poi a un certo punto metti a ridere, e è tutta un'altra vita. Ma è probabile che il Pentagono sia una puttana e quindi possa risucchiare. Sì, però è costosissimo. Dicevo, ecco, che andava a essere una puttana costosa, che mi viene suggerito ora dal pubblico, è particolarmente dimostrato dal fatto... Ah, ti sei scollegato. Okay. Sulla puttana, caso. Sì. Su queste cose la censura immediata scollegata. Aspetta un attimo che così i nostri poveri... 126 persone. Sì. Questo va bene, va benissimo, non va benissimo, senza quello sarei morto. Una volta era di fare il pubblico, mi spiace, poi ce l'ha avuto lui, l'oinetto che non funziona, eh? L'oinetto, no, è proprio questa volta, se...